Sì. Cari amici, è il momento di ritrovarsi sul tetto. Beh, ormai l'appuntamento non è ancora un appuntamento fisso, siamo soltanto alla seconda puntata, quindi non è ancora diventato un format, ma l'idea di raccontarci, di raccontarvi, di parlarvi attraverso una telecamera, visto che non ci è dato modo di farlo diversamente, è un sistema per rendere le domeniche meno lunghe, i sabati meno lunghi, le giornate lavorative ancora, chi è costretto a lavorare da casa almeno ha qualcosa da fare, ma chi non ha niente da fare passa delle giornate molto lunghe e quindi ci si trova a chiacchierare, quindi il sabato sul tetto, che oggi è domenica, racconterà una breve rassegna come sempre dal panorama, che è il format cartaceo che mi arriva nella cassetta della posta. E dal quale ho estratto alcune pillole di non saggezza, nel senso che il grosso argomento è chiaramente il coronavirus, neanche a dirlo, ma la parte epidemiologica, le interviste agli scienziati, le prospettive, le speranze di uscita da questo problema enorme in cui si trova l'Italia, non solo l'Italia, ma quasi in tutto il mondo praticamente, leggiamo le parti forse un po' più divertente, ecco, quella che non è divertente, anzi agghiacciante, ma dà un po' l'idea del cosa meritiamo noi italiani, del parere di persone qualunque, di persone che hanno delle ragioni e di chiunque voglia dire qualcosa attraverso i giornali. La città è sempre quella, il Palazzo Cecina, e questo è per darvi un panorama. Oggi le colline sono in una bella giornata sotto un sole che varrebbe la pena di vivere, ma come vedete, non lo vedete, ma la città è completamente deserta, le strade sono infrequentate, il mare è chiuso dal sindaco, dal nastro bianco e rosso, non ci si può muovere dalla propria residenza, non si può andare neanche al mare a meno che non si viva nell'estate, nelle strade che sono lungo l'Arenile, quindi si sta a casa a leggere, a pensare, a guardare internet, a guardare la televisione, a studiare, insomma, a fare quello che volete. Bene, è anche un momento in cui bisogna ragionare sulla fine, se ci sarà una fine, perché il prolungamento del decreto governativo che tuttora è in studio a Palazzo Chigi da parte di Conte e del suo governo è quello di prolungare, ma ormai è quasi certo, di altri 15 giorni le restrizioni. Quindi passiamo alla lettura. Vi abbiamo promesso una breve rassegna non impegnativa e così dovrà essere. Ci portiamo con l'altra camera, che è questa, dove filmeremo il pezzo che dedicheremo alla lettura del panorama. Ecco qua, panorama. Questa è la rivista che voi sapete accompagna sempre le letture e da cui vengono estratti i pezzi più forti per combattere il virus, ma come vi ho promesso non parleremo di aspetti scientifici e epidemiologici, ma andremo alle rassegne delle enormità, il formidabile bestiario politico-sanitario. Allora, qua la ben nota posizione di numero uno l'ha vinta Zingaretti, segretario del PD, che con gli amici milanesi, i boys del PD, festeggiava a fine febbraio quella che doveva essere soltanto un momento disturbato da una normale influenza, con un aperitivo, uno spritz. Ma chi tocca il fondo è Confcommercio, l'associazione dei commercianti, dove ha pubblicato una sorta di decalogo che recita così. Punto 1. Inizia la giornata con una colazione al bar, fino ad arrivare al decimo comandamento. Fai una passeggiata e mangia un gelato prima di rientrare a casa, senza dimenticare, testuale, di approfittare dei saldi e fare un salto in agenzia di viaggi, bere un aperitivo e uscire a cena. Una giornata ideale che oggi condurrebbe direttamente nelle patrie galere, come giustamente osserva il giornalista di Panorama. Ma proseguendo nel bestiario che assume toni ancora più profondi, ancora più estremi, perché è l'espressione di alcuni influencer, spicca nella pandemia da coronavirus di cui parla Terry Marocco, la signora Chiara Biasi, che è questa signorina che voi vedete qui, che non conoscevo, che ha 2 milioni di follower, e la quale ha dichiarato: io per 80.000 euro nemmeno mi alzo dal letto. E poi in fondo
nessuno che mi sta sul cazzo muore, quindi non vedo perché mi debba preoccupare, questa è la degna conclusione. Mentre i Fedez invece in tuta, eccoli qua, immagine mitica che avranno venduto i giornali per cifre folli, hanno versato 100.000 euro alla Fondazione San Raffaele, che poi ha raccolto altri 3 milioni di euro, quindi un'iniziativa veramente degna di nota, complimenti, possiamo tranquillamente spostarci in un altro ambito mediatico, quello che è occupato dall'occhio da sogno. Flavione Briatore, la telecamera si sta un po' spostando perché c'è vento, speriamo che non caschi. L'ex manager di Formula 1 contro tutto e tutti. Bastava copiare, dice. Quelli che mangiavano i topi vivi hanno risolto il problema. Noi che mangiamo il foie gras abbiamo centinaia di intubati. Come dargli torto? Cascata la telecamera. Altro aspetto interessante di questa intervista, si è staccata anche la copertina, la vediamo nelle pagine successive, dove il giornalista, che si chiama Edoardo Dallari, chiede a Briatore: ma lei si sente ancora italiano dopo 40 anni fuori dall'Italia? Lui risponde: io come italiano ho avuto solo le rotture di coglioni. Non ho mai avuto un mutuo a fondo agevolato o un finanziamento. Ho sempre portato clienti importanti e le strutture che abbiamo in Italia pagano regolarmente le tasse allo Stato italiano, eppure mi danno dell'evasore. Ma nonostante tutto mi sento italiano. Beh, poi prosegue il giornalista: ma signor Briatore, che cos'è che la fa arrabbiare tanto? E lui dice che lo fa incazzare lo spreco del potenziale enorme che abbiamo, ma questa è un po' un'ovvietà. E poi va a fondo e dice: c'è un'invidia sociale bestiale. In America, quando uno vede una bella macchina, pensa che lavorando duro potrà comprarsela. In Italia te la rigano. Questo per far capire in Italia che è l'invidia, no? Che fa da portante ad ampi comportamenti sociali. E poi a Raffica gli viene chiesto: ma lei fonderebbe un soggetto politico? Come voi ricorderete, qualche mese fa Flavio Briatore aveva immaginato il partito del fare, quello della manina. E lui qua però smentisce nettamente, risponde: no, assolutamente, perché in politica non può incidere. In azienda, se voglio cambiare il colore delle sedie, lo cambio in un quarto d'ora. In politica devi avere a che fare con una marea di persone che capiscono molto meno dei miei dipendenti. Bene, proseguendo e saltando alcuni articoli di approfondimento, andiamo a parare sul faccino preoccupato, qua per gli amanti un po' dei giochi finanziari, di Urbanetto Cairo, presidente del Torino e di Cairo Communication. Eccolo qua, guardate. Cairo, presidente di un gruppo editoriale che comprende la Sette, il Corriere, un gruppo molto importante, ha pensato bene a posteriori di prendersela con questo signor Stephen Schwarzman. Steven Schwarzman non è niente di meno che un miliardario 71enne, proprietario di un fondo che vale 17 miliardi e che prima che arrivasse Cairo all'RCS si era comprato la sede storica a Milano del Corriere della Sera per 600 milioni. Urbanetto ha pensato di andare a lamentarsi e a sbraitare perché gliel'avevano sottratto al prezzo delle patate. Ma gli americani hanno preso molto male il suo tentativo di riaprire la partita e lo hanno subissato di carte bollate. Quindi il signor Cairo, oggi, dopo aver approfittato anche dell'occasione per sfilare l'attenzione sul suo toro, di cui ahimè sono tifoso, ma che stava scivolando in Serie B, quindi forse l'unico effetto positivo per Cairo del coronavirus, rischia di pagare 600 milioni e mandare a monte tutto il suo asset finanziario. Di seguito, bastava girare una pagina, troverete un altro articolo interessante, le dinastie, eccole qua, guardate. Questa è la dinastia, è la famiglia De Benedetti, guardate che belle, eccole qua. Le dinastie, e il giornale titola: che fine hanno fatto le famiglie imprenditoriali italiane? Se volete rovinarvi la domenica, se non avete niente da fare, potete vedere gli sguardi rassicurati di Romiti con i figli Maurizio e Pier Giorgio, che sono questi qua. Cesare Romiti, ve lo ricordate, già in RCS, questo è il regalo della Fiat, un elegante azimato
Leonardo del Vecchio col figlio Claudio. Vi faccio solo vedere le figurine, come si fa con i bambini. Eccolo qua, guardate che eleganza, ovviamente. E si finisce con la famiglia Malacalza, no? Famiglia di imprenditori che aveva messo le mani sulla banca Carige, che è stata acchiappata per i capelli e salvata dal fondo Salvabanche. Bene, io non procedo oltre perché ritengo che la domenica sia fatta anche di cose belle. Io mi auguro di aver passato con voi 10 minuti in compagnia divertenti insieme a queste notizie, quindi vi auguro una buona domenica, da sabato sul tetto, e arrivederci alla prossima. Ciao!